Inseriamo la virgola. Inseriamola. Ecco. E dobbiamo spostare il numero di un posto. E viene 20,6. Adesso andiamo con Cicino. 1,5 diviso 10. La virgola si sposta, il numero si sposta di un numero verso destra. Vediamo. Il numero si sposta vicino all'1. E la virgola va vicino all'1. Per questo si aggiunge uno zero. Fa 0, 15. Ok, questi li abbiamo finiti. No, che fai? E adesso prendiamo altri fogli. Mescoliamoli. Aspetta, c'è qualche foglio. Mescoliamo. Ok, io ho chiuso qui. Allora, questo. A che cosa ti è capitato? 4,68%. Per cento? Va benissimo. A me mi è io ho preso 9 diviso 1000. Inizio io. Ok, vai. Dove sta la penna rosa? Penso che allora per questo errore, però posso sempre vincere, ma non avevo detto che era capitato. 9 diviso 1000. Il 9 è inferiore al 1000, per questo si aggiungeranno degli 0. Se ne aggiungono 3 come quelli del 1000, mettiamo l'uguale e fa 0 virgola 009. Invece ora tocca a me. 4,68%. Mettiamo la nostra virgola magica. Allora, qui dobbiamo spostarlo. Questo numero lo dobbiamo spostare di 3 posti nelle unità semplici. Quindi di 2 posti delle unità semplici, quindi viene 468. Adesso andiamo con il prossimo numero. Io metto questo e tu prendi questo. Questi li buttiamo via. No, dai. Di nuovo, no. E poi adesso inizio io. Ok. Allora dobbiamo fare 96 virgola 9,6 virgola 10 Divisa 10. diviso 10. Dobbiamo vedere questo numero di quanti posti si deve sostare nella parte dei decimali. Dobbiamo spostarla di un numero e quindi viene 960. 0,9. Ah, 0,96. Perché il numero si sposta verso destra. Ok, quindi scriviamo 0. Mettiamo la virgola. E qui mettiamo la virgoletta. Si mette la virgola. Ed ecco qui. Dai, Cicino. Ok, dammi il rosso. 8 diviso 1000. Ancora questa volta il numero è inferiore a quello che viene diviso. Quindi di nuovo vengono aggiunti degli zero. Si mette l'uguale. Come il nome si aggiungono 3 zeri. 0, virgola 008.
E adesso ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao. Ah, dimenticavo! Questi si buttano! Ciao! Ehi, e non ti dimenticare di iscriverti, lasciare like e attivare la campanellina per rimanere tu sempre connesso. Ciao!